espresse che abbiamo, ma proprio in logica di imprenditori direi che la parte finale spetta proprio a quell'imprenditore che per primo ha abbracciato il progetto di indipendenza del Veneto. Mi piace ricordarlo perché Gianluca Panto rappresenta una famiglia importante nell'economia del Veneto ed è il primo imprenditore che in tempi non sospetti si è esposto a favore, supportando e mettendo in gioco la propria persona sul progetto di indipendenza del Veneto. Per cui con grande piacere che lascio la parola a lui per concludere e spiegare come la nuova Repubblica Veneta sia il posto migliore dove fare impresa. Grazie, siamo un po' stanchi, quindi vedo di sintetizzare molto il mio intervento. Avevo preparato delle slide, magari farò un cenno a Gianluca di come andare avanti. Veneto, il paese, il posto migliore dove fare impresa, questo è un po' quello che ci stiamo un po' dimenticando tutti, no? Si parla di internazionalizzazione, ma vai pure avanti Gianluca. Noi sappiamo che la Venezia fonda il proprio benessere economico sulla produzione industriale e manifatturiera, perché a noi mancano materie prime naturali, come gli scozzesi non abbiamo gas naturale da vendere, noi siamo bravi a prendere qualcosa che vale poco e creiamo dei prodotti che valgono di più affinché essi possano essere venduti ed esportati, vai pure avanti Gianluca, nel mercato internazionale. E quindi vogliamo ancora avere la possibilità di fare semplicemente quello che è il nostro lavoro, cioè dare valore aggiunto attraverso la produzione manifatturiera, quindi attraverso le fabbriche, che sono una delle grandi ricchezze del nostro territorio. Avanti, grazie. Qual è l'attuale situazione? Una situazione sicuramente di crisi economica che parte almeno dal 2008, se non prima, con, tra l'altro, abbiamo l'ingresso di paesi a basso costo del lavoro nelle filiere produttive, si va a produrre in Romania, si va a produrre in Cina e così via. Abbiamo il fenomeno dell'integrazione europea, signori, e quindi della libera circolazione di uomini e mezzi capitali. Ci sono gli altri che ci fanno concorrenza, gli altri stati dove tu puoi andare a produrre, paghi meno tasse, hai un costo del lavoro più basso, e il fatto della concorrenza non può più essere trascurato. E poi abbiamo le migrazioni che stanno mettendo in crisi tutto il sud dell'Europa, soprattutto l'Italia, soprattutto noi. Migrazioni perché c'è un incremento demografico in altri paesi dove non c'è crescita economica, quindi vengono da noi. E contemporaneamente si sta verificando un nuovo fenomeno che, a seguito della decremento della nostra ricchezza, i nostri giovani partono e vanno all'estero, i nostri migliori cervelli. Avanti ancora Gianluca. Lo sviluppo fino a questo momento com'è stato? Il PIL del Veneto sembra la fotocopia della Scozia, come numeri, 147 miliardi di euro, che con 5 milioni di abitanti sono esattamente quelli della Scozia e, udite udite, sono quelli della Danimarca e della Finlandia, che hanno esattamente il nostro stesso numero di abitanti, cioè 5 milioni, ma non oggi, nel 2003. Quindi andiamo nel grafico successivo, che è disponibile a tutti. Questo è l'aumento del PIL della Finlandia, con cui noi eravamo allineati esattamente fino al 2003. Fino a questo punto noi avevamo lo stesso prodotto interno lordo globale di circa 150, vedete, arriviamo qui, questo è 200, qui siamo a 150 miliardi di euro nel 2002-2003. Dopodiché cosa è successo? La Danimarca, la Finlandia e anche la Svezia, qui stiamo vedendo su questa curva la Finlandia, qui c'è una curva che non si vede perché il colore comunque più o meno è quello della Danimarca, dal 2002-2003 hanno avuto un decennio di salita. Questa è la differenza tra la ricchezza che noi veneti avevamo nel 2003 e quella che adesso hanno gli altri. Quindi questa differenza da questo punto a questo punto corrisponde esattamente alla perdita di competitività, alla perdita di prodotto interno lordo che noi abbiamo avuto nell'ultimo decennio, ed è il costo
per i Veneti di essere stati in Italia all'interno di questi 10 anni. Pensate un po', abbiamo perso, vai avanti, abbiamo perso esattamente 40 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo. Riforme mai fatte e, diciamo, la sventura di essere rimasti in Italia. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo a questo punto incrementare l'innovazione, perché sappiamo che nelle industrie manifatturiere ci sono i maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e il maggior numero di brevetti. Dobbiamo cercare di creare posti di lavoro più qualificati, quindi lavorare sulla formazione, sulla scuola, per dare poi alla fine maggiore retribuzione godibile e spendibile dalle persone. Quindi le persone devono essere più istruite, guadagnare di più e poter spendere queste risorse anche per sostenere il mercato interno. Dobbiamo sostenere l'industria, perché per noi significa sopravvivenza. Attualmente l'80% diciamo della ricchezza spendibile viene dall'industria manifatturiera, che attualmente però incide appena il 25% all'interno del nostro PIL. Però poi noi dobbiamo essere consapevoli che l'industria consente anche agli altri settori di girare attorno, perché ogni euro investito nell'attività manifatturiera produce un altro euro nelle attività nel resto dell'economia. Avanti. Quali strategie possiamo mettere in atto noi veneti d'ora in poi, se avessimo la possibilità dal punto di vista politico di incidere sulle scelte economiche? Sicuramente una tassazione di impresa competitiva con il resto dei paesi, perché siamo in concorrenza tra stati, non è possibile che se io faccio una fabbrica qua pago il doppio o il triplo di tasse che non farla in Austria, in Svizzera, dovunque nel mondo, giusto? Eliminazione poi chiaramente di tasse assurde come l'IRAP, che hanno come parte della base imponibile il lavoro. Cioè più persone assumete, più tasse pagate. È mai possibile che esista una legge di questo tipo, una tassa di questo tipo? Esiste, esiste. Unico caso al mondo, credo. La stabilizzazione degli oneri sociali a livello dei paesi confinanti, perché noi sappiamo che in Austria una persona può ricevere 1.700 euro al mese di stipendio e costa all'impresa 2.200 euro, in Italia ne prende 500 di meno, ma ne costa 2.400, cioè 210% in più. Andiamo avanti. Dobbiamo avere risorse disponibili per detassare i salari di produttività. Noi sappiamo che abbiamo una delle produttività più basse d'Europa, ma qual è il motivo? Semplicemente l'interesse dell'Italia è quello di far lavorare tanta gente anche al costo di una bassissima produttività. Invece l'interesse degli imprenditori veneti è quello di far lavorare tutti con una produttività elevata che sia premiata, nel senso che se ci sono degli accordi sindacali per cui i lavoratori possono lavorare di più, poi possono anche essere pagati di più. Riduzione del costo dell'energia del 35%, perché questo penalizza notevolmente le produzioni manifatturiere, perché l'energia in Italia è sovraccaricata di costi impropri che non c'entrano nulla con la produzione dell'energia, e sicuramente rilanciare gli investimenti pubblici e privati. Senza rilancio degli investimenti non ci sarà sviluppo, e quindi noi continueremo, per esempio, anche nel prossimo 10 anni a vederci sempre più distanti da un paese come la Danimarca, per cui non solo perderemo altri 50 milioni di euro all'anno di prodotto interno lordo rispetto alla Danimarca nei prossimi 10 anni, ma continueremo a farlo anche negli anni a venire. E quindi da un paese che fino al 2002-2003 era un paese sviluppato allo stesso livello, ci troveremo tra qualche anno ad essere un paese del sud dell'Europa, come potrebbe essere la Grecia o il Portogallo, non certamente più il Veneto, quindi un paese sviluppato, un paese moderno, ma un paese povero, arretrato, che ha un'agricoltura, una pastorizia, ma non ha più un tessuto economico basato sulle industrie e sul benessere. Quindi credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, riduzione dei tempi di ammortamento, detassazione per acquistare i beni e i macchinari, investire in infrastrutture. Avete visto quanti anni ci sono voluti per costruire il passante di Mestre, ma ci serviva negli anni 90, non certo adesso che le fabbriche
stanno chiudendo, reti di telecomunicazioni. Andiamo a vedere cosa stanno facendo in Norvegia, quando noi oggi qui abbiamo un digital divide che ci sta mettendo in una condizione tale presto di diventare, di essere tagliati fuori dai nuovi strumenti del web che stanno arrivando, perché probabilmente ci saranno presto delle possibilità di trasmettere video, per esempio, di fare teleconferenze all'interno del web su una rete che non sarà in grado di gestire queste nuove innovazioni tecnologiche che invece in Europa avranno. Difesa idrogeologica, abbiamo visto che il Veneto è in una situazione di totale abbandono da questo punto di vista, avanti Gianluca. E lì si potrebbero investire notevoli risorse che poi potrebbero far lavorare anche le nostre imprese, tra l'altro. Garanzie strutturali di liquidità all'economia, non sono certamente io a dire questo, prima avevamo qui tra di noi un giornalista del Gazzettino che ha pubblicato, penso un paio di settimane fa, un fondo addirittura di Romano Prodi, pensate un po' voi, il quale affermava sostanzialmente che fin tanto che non ci sarà un aumento di liquidità da parte delle banche disponibile per l'imprenditoria, non ci sarà un ritorno dello sviluppo non solo in Veneto ma anche nell'Italia nella sua globalità. Giustizia veloce ed efficiente sembra un miraggio, eppure gli investitori stranieri non potranno mai venire nel Veneto ad investire se non c'è certezza del diritto di poter incassare i soldi che non vengono incassati e di poter gestire le controversie aziendali in maniera veloce ed efficiente. Deburocratizzazione per imprese e cittadini. Sappiamo che l'Associazione degli Industriali di Treviso ha recentemente avviato una campagna dei grandi cartelloni pubblicitari con la scritta basta burocrazia per imprese e cittadini, perché noi viviamo in una situazione in cui la burocrazia impasta come una melassa qualsiasi tipo di attività economica e di innovazione all'interno del nostro territorio. La Venezia basa ancora il 25% della propria economia sull'industria. In questi 10 anni, come avete visto dal grafico che vi ho illustrato precedentemente, restando in Italia abbiamo perso rispetto agli stati europei che hanno la nostra stessa dimensione, e io ho fatto l'esempio di Danimarca e Finlandia, 40 miliardi di euro di potenziale aumento di PIL ogni anno. A questo punto noi dobbiamo chiederci se vale effettivamente la pena continuare in questa direzione. E sappiamo che una delle critiche che ci viene posta normalmente è quella: se il Veneto esce dall'Italia e diventa una repubblica indipendente, non avrà la dimensione sufficiente per gestire le grandi sfide internazionali. Ebbene, in questi 10 anni gestire le grandi sfide internazionali ci è costato questo, dobbiamo solo decidere se continuare così o cambiare strada. Vi ringrazio. Bene.